Benvenuti alla nuova puntata di Lezioni di Stile, Irina Tirdea per voi. Siamo qui nel salotto di Iris TV. Oggi un invitato molto speciale, madre rumena, giusto? Monica Luminița, sì. Stefan, io lo so come si dice correttamente, giusto? Monica Luminița, Stefan, il tuo nome, perché anche io sono madrelingua rumena. Luminița, dove ti trovi adesso? Che bellissimo! Ce l'abbiamo due invitati in realtà. Come si chiama? In realtà sì. Sì, bellissimo, sorpresa. Noi siamo grandi amanti degli animali, anche sostenitori. Anche ieri abbiamo avuto una puntata molto importante per loro, per sensibilizzare le persone, perché ci sono state tantissimi animali rimasti senza il loro padrone a causa del coronavirus. Quindi anche con questa occasione, con l'aiuto e la testimonianza di Monica Luminița, di mandare questo messaggio. Dobbiamo aiutare animali, adottarli, vero Monica? Ci racconti un attimo la storia di questo bellissimo esemplare? Innanzitutto, che razza è, che non riesco a inquadrarlo? Io... 2012 ho avuto il primo cagnolino adottato, portato dalla Romania, un meticcio di Chihuahua che stava quasi per morire. L'abbiamo adottata e poi ho avuto tanti altri, anche uno adottato dalla Ungheria, Daisy. Questa piccola qui presente è l'ultima cucciola della Mickey, della prima, e ce l'ho a casa tutti e due. Ottimo, io una grande famiglia. Quando fanno qualche cucciolata, faccitelo sapere, perché in redazione ci mandano veramente tantissimi messaggi, specialmente su questa razza molto amata, il Chihuahua. Probabilmente anche perché le nostre care fashioniste adorano questa razza, perché la aiutano sempre. È una buona compagnia per il fashion. Anche tu, è una volta da Beverly Hills avere Chihuahua. Magari vestitini, li metti dei accessori, ti fa piacere questo? Guardi, non tanto, li lascio vivere la loro vita, li amiamo come fossero i bambini, le parliamo come fossero i bambini, ma no, se no in inverno sì, giubbottini, li mettiamo per il fresco, giubbottini se usciamo, ma loro fanno una vita libera loro, non li facciamo fare proprio pagliaccerie, perché rispettiamo la loro vita, così di piccole bestiacce. Bravissima, Monica, in realtà volevo anch'io dire la stessa cosa. Gli animali sono come fossero i nostri bambini, quindi li dobbiamo curare in tal maniera e li dobbiamo rispettare e non utilizzarli come dei accessori o dei giocattoli, E appunto, non di giocateli, rispettare la loro personalità. Di piccole bestiacce che ci fanno la vita bella, che ci fanno scaricare tutta la tensione. Quando arrivi a casa e ti fa la festa, hai cancellato tutta la pressione psicologica che hai subito sul lavoro, che la quotidianità ci porta addosso. No, loro già ti fanno, Ti fanno sono proprio compagnia. Ti fanno compagnia e sono anche il miglior amico dell'uomo. Hai nominato un aspetto molto importante, Monica, e a questo punto sarebbe il caso di presentarti al meglio verso il nostro pubblico, perché anche la tua presenza qui nel nostro salotto di Iris TV oggi. Dovete sapere che Monica innanzitutto è un'attrice, un'aspirante di sviluppare il mondo del cinema e della televisione. Questo nacque come il suo hobby, come è una sua aspirazione, ma la sua professione vera proprio in questo momento, Luminița, ce lo vuoi dire di cosa ti occupi in particolare? Perché svolgi un lavoro
talmente stressato e molto difficile? Io faccio l'infermiera da 33 anni, al primo settembre ho già compiuto in questo campo, in questa professione, 33 anni, infermiera professionale. Sono arrivata in Italia quando avevo già lavorato 15 anni in Romania, all'ospedale di Moreni, 15 anni senza interrompere, se no 4 mesi di maternità per primo figlio e altri 10 mesi di maternità per il secondo figlio. Da 18 anni faccio professione di infermiera con diploma riconosciuta a Roma. 18 anni, per quasi 17 anni in Alto Adige, in provincia di Bolzano, e da un anno sono in provincia di Varese, mi sono trasferita a Lago Maggiore. Questo è il mio pane quotidiano. E attrice, una sfida nuova. Ho fatto all'età di 50 anni Accademia Artisti Milano, il corso biennale, ho conseguito laurea biennale per attore cinetelevisivo. E questa è una sfida nuova, sono principiante in campo, ma noi una svolta innanzitutto il meglio. Direi che il primo set che tu lo devi affrontare, specialmente in questo anno particolare e molto difficile, svolgi il mestiere più importante che esiste in questo momento, e noi già ti ringraziamo per questo, Monica Luminizza, e vorrei, se è possibile, di raccontarci un attimo qual è veramente il clima che si svolge durante il vostro lavoro. Anche prima, già siamo nel secondo lockdown, anche tu ti ritrovi in provincia di Varese, quindi sei sempre parte della Lombardia, cioè la zona sempre rossa, sì, sempre problematica, che è sempre stato quest'anno. Sì, io ti posso raccontare dal punto di vista del mio piccolo universo, che fa parte dal grande universo, che fa parte dalla grande croce sfida che affronta tutta l'umanità. E ti parlo dal mio punto di vista. Io, anche se tutti i giorni, ogni giorno affronto questo rischio di incontrare questo nemico che non si vede, ma che è pesante, che è furbo, io ho reso grazie tutti i giorni per fortuna di non stare in casa, di non stare in lockdown isolata, ma uscire a affrontare. Grazie al mio lavoro io sono uscita tutti i giorni, e ogni giorno che sono tornata viva, sana, serena, ho reso grazie anche all'uscita, anche al ritorno. Abbiamo affrontato e tutti i giorni affrontiamo il rischio, ma lavorando con massima responsabilità, nel rispetto di tutte le misure di sicurezza, pensando sempre che noi siamo sempre potenziali portatori, potenziali infetti e asintomatici. Allora, partendo da questo e cercando sempre anche di proteggere noi stessi, siamo arrivati al punto che fino adesso abbiamo mantenuto sicurezza nelle nostre famiglie, sicurezza anche al posto di lavoro. Fortunatamente non ci siamo confrontati con situazioni drammatiche nelle strutture dove io svolgo la mansione infermieristica, però il rischio è enorme. Adesso cominciamo a avere più restrittive le misure, e anche la prevenzione che facciamo è massima. Le misure sono ancora più austere di primo lockdown e di primo periodo, ma non abbiamo mai abbassato guardia neanche durante il periodo estivo. Abbiamo cercato di
di preservare stato di salute, sicurezza dei nostri ospiti. Premesso che io lavoro per strutture che hanno persone anziane, sono in residenze per anziani, svolgo la mansione e sono sempre grossi rischi. Monica, vorrei fare una piccola pausa, così ti posso lasciare innanzitutto a prendere un attimo il fiato, perché mi rendo conto che tutte le volte che entri in questo mood del lavoro e di tutta la situazione è molto molto difficile. Io lo so, perché tante volte mi racconti che ti tocca tantissimo tutte le volte che torni a casa o magari vai verso il lavoro. E vorrei salutare a questo punto un'altra nostra invitata che appena si è collegata con noi, Claudia Sigheti, anche Claudia sempre madre rumena, ma sempre qui in Italia, e lei in lockdown a Milano. Buongiorno Claudia! Claudia, non ti sentiamo. Buongiorno, ciao. Buongiorno Claudia. Buongiorno a tutti. Oggi ciao. Ho fatto una piccola riunione dalla Romania per un lockdown in Italia. Ecco qui, ci sono tre province importanti. Noi siamo nei studi di Lecco, la Claudia si trova a Milano città, invece la Monica Luminizza in provincia di Varese. Però tutte e tre in una regione molto importante, Lombardia, zona rossa, una situazione veramente molto toccante per la seconda volta. E non solo qui, l'avevamo già visto che anche in Romania, anche nel resto dell'Europa, anche del mappamondo, purtroppo questa situazione è molto, molto difficile. Volevo avere le vostre testimonianze oggi, perché appunto siamo di un'altra nazionalità qui in Italia e ognuna di noi svolgiamo anche dei lavori che possono aiutare il pubblico per sostenerli innanzitutto, ma anche di spiegargli meglio qual è la situazione e quello che dobbiamo fare in questo caso. La Monica prima ci raccontava che tramite il suo lavoro deve svolgere veramente ogni giorno delle situazioni molto, molto difficili, molto toccanti. La Claudia, gli darò modo anche la parola anche a lei di presentarsi, ma ve lo posso dire io che è una imprenditrice rumena qui in Italia, nel mondo del lavoro, fa parte tra l'altro del nostro team Iris, la Claudia è la mia assistente, ma anche lei svolge come madre, come donna, un lavoro molto importante, no? Anche in famiglia. E quindi ragazze, vorrei che raccontassi un po' al nostro pubblico innanzitutto cosa dobbiamo fare per stare in sicurezza, anche mentale, no? E visto che dobbiamo stare a casa, quindi dobbiamo restare a casa di nuovo per 2 settimane, cosa dobbiamo fare? Lascio la parola a voi. Claudia, prego. A me? Vabbè, buongiorno a tutti, mi fa molto piacere, grazie per l'invito Irina innanzitutto, come sempre carino, cioè l'idea di comunque entrare a intervistarmi mi fa molto piacere, anche se non sono molto, molto per le video, no? Quindi, però d'altronde è l'unica modalità di potersi vedere, diciamo, in questo momento, in questo periodo qua, e quindi dobbiamo imparare un po' a essere più in contatto con la videocamera, un po' tutti noi. Praticamente, cosa devo dire? Io vivo a Milano da tantissimi anni, ho una famiglia come tutti noi ce l'abbiamo, c'è chi più c'è chi meno a casa, quindi naturalmente svolgere il lavoro di madre non è facile, diciamo, stare dietro alla casa, alle cose, è sempre più difficile. E in più, soprattutto anche come diceva Irina, svolgere delle varie attività che sono lavorative extra imprenditrice non è semplice, anche perché i ragazzi che studiano da casa, nel modalità remoto, quindi è un po' difficile, diciamo.
averli in casa, uno con smart working, marito, l'altro con l'altra stanza di là, cioè non puoi fare l'aspirapolvere, non puoi fare niente, zero, devi stare a organizzarti, veramente diventa più difficile ancora a realizzare il lavoro di casa. E come ci zero. Riesci, Claudia? Ma non lo so, cioè, in più cerco di impegnarmi la testa, perché io do un consiglio a tutti voi, chi mi ascoltate, chi sentite, di cercare di crearvi dei hobby, diciamo, delle passioni che magari le avete nel cassetto nascoste e tirarli fuori, tipo vuoi creare un po' la guardaroba, creare delle cose. Io per esempio, anzi, voglio far vedere delle cose interessanti che mi è venuta. Perché lo dobbiamo dire, Claudia, ti interrompo, delle attività che noi la facciamo anche nella nostra associazione Iris, appunto. Ma per tutti quanti, perché ce l'abbiamo anche dei maschietti, no? Chi li piacciono, non so, a lavorare varie cose in casa, perché sì, sì. Ce l'abbiamo dei maschi che ci chiamano, visto che adesso sono rimasto anche da solo in lockdown, mi aiuti a riorganizzare la casa, la guardaroba. Tante persone che non sanno fare la spesa online, non stiamo parlando solo del shopping generale. Esatto, esatto, esatto. Le nostre followers, quelle più fashion addicted, se la cavano, no? Però neanche la spesa online, quindi è molto importante di seguire i professionisti che possono aiutarvi. La nostra redazione è sempre accanto a voi, è stato nella prima parte. Adesso siamo di nuovo pronti a divertirvi. Oggi è anche sabato sera, quindi vi aspettiamo online a divertirci un po'. Monica, tu come gestisci la famiglia? Lo sappiamo che tu lavori ogni giorno, quindi, ma è a maggior ragione molto più impegnativo, perché lo dobbiamo dire, quante ore svolgi al lavoro? Tutti questi mesi di estate, cioè dall'ultimo lockdown fino adesso, visto che faccio anche tanti tanti turni straordinari, assicurando, facendo coprire anche turni in un'altra struttura, non quella dove lavoro 100%, c'è un'altra dove quasi più di 50% ho coperto i turni. Ho lavorato molto, effettivamente, questo mi ha occupato tanto del tempo. La famiglia mia parzialmente è a Merano, dove c'è la mia casa e residenza fiscale. Io mi sono trasferita per lavoro in Lombardia, a Lago Maggiore, ma anche per essere più vicino a Milano, visto la nuova mia passione, il mio hobby adesso per cinema. Per cinema, per modeling, per tutto quello che può anche interessare la mia fascia d'età, over 50. Devo capire che vai a fare i vari casting, le varie sfilate. Ho già fatto e nonostante dopo il primo lockdown, quando si sono aperte le attività artistiche, anche minimamente, io ho provato a candidarmi. Io mi sono iscritta a varie piattaforme e mi sto candidando per diversi casting, no? Questo, diciamo, che mi occupa il poco tempo libero che mi rimane e che anche mi occupa la mente e mi rigenera un po' dopo i problemi di lavoro. Ma per famiglia ti dicevo che parzialmente a Merano, parzialmente anche in Romania, sono sempre in contatto con loro, sono sempre preoccupata, ma quando sento che stanno bene, sto anche io bene, veramente tranquilla. Delle volte quando non c'ho notizie, dico niente notizie, buone notizie, e mi concentro su questo, sul lavoro e anche su candidarmi ai diversi casting, no? Perché io dico, non potrà morire il mondo artistico, non potrà e non dovrà morire. The show must go on. Dico, noi lo sosteniamo, stando anche a casa, e guardarci, sostenere l'arte e gli artisti, e perché no, di far diventare un sogno questo
queste passioni che noi ce l'abbiamo, no? Dobbiamo sviluppare le varie abilità. Io ti ho visto in un tecnologia programma... ci aiuta tanto. Tecnologia ci aiuterà tanto a portare il prodotto artistico nelle case e a fare cose che prima non erano possibili se no di persona, se no in tempo reale e tutto si può adesso anche online. Ci sono prodotti artistici che possono comunque funzionare, svolgersi e poi arrivare al consumatore anche così online. Ma ti dico un'altra cosa, un'altra mia speranza è che a un certo punto questa situazione dovrà tornare alla normalità. Cambieremo i nostri modi di pensare, di comportarci, cambieremo la nostra cultura di vivere. Sarà difficile vivere senza baci, abbracci e stringere di mano e mantenendo un po' le distanze, ma a un certo punto la popolazione dovrà tornare a vivere in simbiosi con questa natura, che al momento è diventata ostile, è diventata perfida, e nemici così infimi da non essere osservati neanche col microscopio. Ci inginocchiano come civiltà, come specie, ma noi dovremmo tornare più forti, dovremmo immunizzarci o contrattando il virus o tramite vaccinazione. Il mondo sopravviverà e tornerà a vivere. Non si può fermare economia, non si può fermare, perché la gente arriverà a scombare non per il virus, ma per grave depressioni, per gravi situazioni a cui andranno incontro, per non avere lavoro, per non avere mezzi per sostenere le famiglie, per perdere tutta la fatica di una vita, per perdere un affare, cioè proprio sorse di guadagno. Non si deve andare incontro a questa situazione. Quindi ci dobbiamo mantenere sì, positivi. Il blocco, il lockdown. Ti chiedo scusa che non sono riuscita a seguirti adesso. No, noi ti abbiamo sentito benissimo. Volevo solo sottolineare che è molto importante di mantenerci positivi. Quindi ci manteniamo da un punto di vista della salute fisica, dobbiamo stare in sicurezza, ricordiamo quello che dobbiamo fare, Luminizza, per stare in sicurezza, tu che sei proprio di mestiere e di toccare questo. Per stare in sicurezza è molto 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 importante mantenere le distanze. Ogni individuo deve, al di là di qualsiasi negatività di testi o di qualsiasi certezza, ogni individuo deve ragionare come sapesse che lui stesso è un positivo, è un potenziale contagiatore. Allora lui stesso, oltre che tenersi al riparo, tenersi a distanza, con uso di mascherina laddove è necessario, nei ambienti chiusi, nei ambienti anche per strada, anche qualsiasi ambiente dove c'è folla, dove c'è gente, dove ci sono persone, assolutamente pensare soprattutto a questo, di preservare la sicurezza di se stesso, pensare io potrei infettare un altro, allora tenere lui stesso tutti gli altri a distanza, nel parlare, nel lavorare, nel qualsiasi, deve lui stesso tenere in sicurezza gli altri,
Allora, cioè, non ne parliamo più del lavarsi, disinfettarsi dopo aver toccato qualsiasi cosa, anche nel fare shopping, anche nel buttonare diverse cose, ascensori, cose, perché anche l'uso del guanto, se non è proprio fatto correttamente, può essere più dannoso. Il guanto, per esempio, si dovrebbe, una volta usato, cambiare il guanto chirurgico, diciamo, cambiare dopo ogni tocco, da una persona all'altra, da un oggetto all'altro. Non è che, cioè, perché vale di Sembra che ci abbiamo dei problemi con la connessione. Claudia, vuoi spendere te qualche parola finché Luminizza rientra di nuovo? Sì, sì, assolutamente. No, sei tornata. Luminizza, ti abbiamo perso per qualche secondo. Ci stavi raccontando dei guanti, stavamo parlando dei guanti chirurgici. Uso improprio di guanti, uso quello volevo dire, che l'uso improprio dei guanti, cioè toccando con stesso guanto diversi oggetti o diverse persone, è peggio di come lavarsi, disinfettarsi dopo ogni cosa. Quello volevo dire, che piuttosto usare i guanti ma in maniera inadeguata. Piuttosto lavarsi, disinfettarsi dopo ogni cosa, evitare di toccarsi il viso, naso, bocca. Ecco, la Claudia ci fa una piccola dimostrazione di come dobbiamo disinfettare sempre le nostre mani. E cosa dire? La stessa cosa si può applicare anche da un punto di vista della mascherina, Monica, giusto? Perché vediamo spessissimo, magari qui in Lombardia noi vediamo le persone che utilizzano la maschera, lo dobbiamo dire, però è utilizzata in modo inadeguato. Quindi se non ti copri anche il naso, ma se la mascherina non è del materiale giusto, lo dobbiamo dire questo. Mi permetto di lanciarti questa sfida, Monica, di dircelo veramente: qual è la mascherina giusta che uno lo dovrebbe utilizzare per essere in sicurezza lui e gli altri? Perché lo dobbiamo dire che non tutte sono idonee per questo discorso. Sì, adesso ti posso dire, la mascherina chirurgica è quello che impedisce che tu contagi altri. Non è che te stesso ti protegge tanto. La migliore e più accessibile è FFP2, che non ha il massimo di protezione, però quella si dovrebbe usare anche nei ambienti, cioè non solo nei ambienti sanitari, ma anche per strada, perché quello protegge sia uno che l'altro, sia chi lo indossa, ma ti protegge anche dei eventuali contatti. Quella, diciamo, che è la più accessibile, e sarebbe meglio usare quello, perché chi usa la mascherina chirurgica fa in modo che lui protegge gli altri, capisci? Perché il chirurgo se la mette proprio per non contagiare la ferita chirurgica, per quello si chiama mascherina chirurgica, e questo è il suo scopo, di non contagiare lui, di non infestare lui, no? Allora, ideale sarebbe molto chiaro, però siccome l'abbiamo già visto in quest'anno che è un grosso problema di trovare quella tipologia delle maschere, anche per chi dovrebbe proprio utilizzare il paziente o c'ha bisogno, questa è la prima cosa. La seconda, ci sono anche tantissime persone, e questo tu me lo puoi confermare essendo appunto del campo, che non riescono, e peggio, per poter respirare, specialmente con quelle che sono già molto più coperte, lo sappiamo anche questo. Ecco perché tante volte
non si coprano il naso, ma non solo perché vorrebbero fare dei dispetti o non sono coscienti, ma non possono proprio respirare. Quindi quale sarebbe il consiglio giusto da questo punto di vista? Esistono delle alternative? Cosa ci consigli? No, l'alternativa è che quando uno non riesce proprio a respirare o non resistano, no? Mantenere al massimo le distanze, capisci? Mantenere al massimo le distanze, proprio evitare di entrare in contatto, perché almeno quando si va a fare spesa, almeno nei supermercati o se si presenta, non so, in... per ricevere cure mediche, non so, per emergenza in un triage di ospedale, di pronto soccorso, lì per forza la deve utilizzare quella che la sopporta meglio, quello che non le dà. Però nel caso che non li possa indossare, mantenere al massimo le distanze. Le distanze. Cosa mi dici, e qui vorrei, se Claudia è gentile, di farci vedere le mascherine fatte in casa, che noi le avevamo definite mascherine con stile, innanzitutto perché per fare qualcosa per chi non aveva le possibilità neanche di comperarselo, ma di avere qualcosa comunque di coprirsi la faccia. Abbiamo fatto le varie prove, abbiamo trovato almeno il tessuto giusto, le varie modalità, e perché no, anche per dare un sorriso, per non dire quell'attività di far qualcosa, no? Di essere creativo, sempre con un sorriso, di fare qualcosa. Per noi il risultato finale è stato la mascherina innanzitutto tutta in cotone 100%, e con la possibilità dell'inserimento, no? della protezione, delle varie tipologie che si trovano poi sul mercato, per poi stilizzarla un po'. Claudia, ce la puoi far vedere? Sì, assolutamente. Allora, Irina, questa è una mascherina di una stoffa di cotone abbinato, mi sembra, se non mi sbaglio, con un'altra tipologia di tessuto, però è una duplifax, che significa doppia faccia, ok? All'interno c'è la tasca per il filtro, volendo, per avere la protezione di queste. Io ho recuperato da una chirurgica che l'ho dovuto buttare via, quindi che è il problema anche non questo. Sono aspetto. Di ottima qualità, lo vogliamo dire, quelle che si trovano sul mercato. D'altronde quello che... La produzione è cinese, ma non per desiderarli, ma esatto. Veramente sono di pessima qualità. E quindi ci ritroviamo anche con quella di soluzione. Da noi nacque proprio questa. Per le nostre care signore, a prescindere dal lockdown, ti ascolto. Se mi permettete un po' intervenire, sì. poi vi spiego una cosa al riguardo. Certo. Queste sono le mascherine cosiddette. Queste sono le mascherine cosiddette dai specialisti in settore, perché sentivo l'altro giorno un servizio in televisione, cosiddette le mascherine comunitarie, giusto? Comunitarie, se non mi sbaglio. Sì, giusto. Esatto. Cioè che dicono che comunque, perché c'è stato un discorso riguardo a come vengono eliminate queste mascherine chirurgiche. Il problema è anche questo, come eliminarli, come... perché è un problema comunque, perché sono tantissime e non si capisce come si discarica. Giusto? Si sbaglia Monica. Nel smaltimento di queste mascherine si smaltimento sbaglia delle molto. Mascherine, esatto, quello che volevo dire, scusa, non mi veniva la parola, smaltimento. Quindi è vero, e c'è un grosso problema. Allora, gli specialisti dicevano che forse è meglio avere una mascherina dove il tessuto è di un materiale che possa essere disinfettato a 60 gradi, esatto. E si utilizza un filtro. Esatto. Così ho sentito dire dei specialisti. Cioè, perché... Noi siamo arrivati in questo periodo a questa conclusione, che
a prescindere la mascherina chirurgica, che mi ripeto, si trova in pessime condizioni, perché tante volte abbiamo fatto noi proprio la prova, andando con lei, neanche non arrivi neanche al mini market, no? Nell'angolo della strada. Si rompe. E già si rompe. Quindi tu ti ritrovi veramente in una situazione che neanche per tornare a casa o anche andare a farti la tua spesa, concretamente, quindi da un punto di vista logistico amministrativo, qui non sei in sicurezza, ok? Quindi abbiamo fatto la prova del materiale, del cotone 100% che può essere sterilizzato e quindi anche lavato subito dopo ogni utilizzo e anche poi sterilizzato anche con il ferro da stiro, e giustamente il filtro, che più tendenzialmente in casa ti ritrovi la tua carta da forno da utilizzarla, se no ci sono anche altri per chi riesce a trovarli o anche a permetterseli di comprare, e così sei sempre almeno il minimo di sicurezza, lo vogliamo dire, perché è vero. Però Monica, ti aspettiamo l'opinione degli esperti. Ragazze, vorrei prendere una piccola pausa pubblicitaria e ritorniamo in 2 minuti, quindi state qui con noi perché a breve continuiamo con le nostre carissime invitate Monica Luminsa Stefan e Claudia Camelia Sigheti direttamente dalla Romania, quindi state qui con noi. Eccoci qui di nuovo in onda su Iris TV, qui nel salotto delle lezioni di stile, con voi Irina Tirdea. Siamo in pausa di Caffè con Stile con le mie carissime invitate oggi, Monica Luminsa Stefan e Claudia Camelia Sigheti. Che complicati sono i vostri nomi, ragazzi! Soprattutto il mio, Soprattutto il tuo! Lo dobbiamo dire, Claudia, la tua provenienza? Qual è la regione che confina con la Romania, per cui il tuo cognome... Il mio cognome, allora, ha un'origine e ha una storia il mio cognome. Allora, il mio cognome è un cognome ungherese, innanzitutto, di origine e ma di fatto, praticamente tradotto in italiano sarebbe isola. Bello, isola. Questa mia nuova anche per me. lo so, infatti ti sto raccontando. Siget è un'isola anche in ungherese, tradotto in ungherese è isola Siget. E in più i miei nonni erano dalla parte della Romania, della Transilvania, attaccata proprio il confine con Ungheria, e la popolazione, tutta la popolazione, la maggior parte della popolazione, 60% della popolazione è di origine ungherese, quindi è questo misto. Poi Claudia è il nome che me l'ha dato papà, che proviene dal Claudia Cardinale, che lo conosciamo tutti noi. Io sono nata negli anni 80 ed era una sua, diciamo, musa dell'epoca, e voleva darmi questo nome. E Camelia, perché Camelia c'era una scrittrice rumena, se ti ricordi, Irina, Camelia Camelia Dascalescu, giusto? Giusto. Giusto, esatto, no, correggimi se sbaglio, e mi ha fatto questo mix di Claudia Camelia. Sì, quindi, tra l'altro devo dire... La storia del mio nome e cognome. Come anche Monica Luminsa, cioè questo, la scelta di due nomi. Tu, Monica, da quale regione della Romania ci sei? Stavamo dicendo che questi nomi composti, Claudia Camelia, Monica Luminsa, non è proprio una cosa normale, no? Rumena, di solito non si mettono così tanti nomi, vero ragazze? No. La Claudia ci ha raccontato tutta la storia, perché è arrivato questo bellissimo nome alla fine, perché il tuo padre era un grande amante del cinema, dell'arte, e perché no, esatto, anche delle sue muse, delle dive. Invece per te, Monica, tu dalla quale regione sei della Romania? Dicevo che io arrivo da Dâmbovița, Voinești Dâmbovița, paese riconosciuto per cultura delle mele, cioè paragonabile all'Alto Adige.
così il frumoso de Voynezh, il bello di Voynezh, è una sorta di mela paragonabile a Madeleine, quella di Alto Adige, no? Bellissimo, lo sapevo, così qualcosa ho imparato anche io oggi. Sì, perché io ero così fortunata, perché l'Alto Adige è molto riconosciuto per cultura di vite, ma anche per la pomicoltura, per cultura delle mele. E ho detto, guarda caso che è nata a Voynezh di Dumbovica, dove c'è il bello di Voynezh, la più buona, bella mela. Sono arrivata a vivere anche in un paese riconosciuto per le mele. Ottimo, questo. Ho fatto sempre battuta anche sulla mela della discordia, che speravo non fosse quella, ma la mela della conoscenza del bene e del male. Ti ha aiutato comunque per la tua passione, vero Monica? Per la tua passione per la televisione, per il cinema. Ti abbiamo visto in un programma molto importante con Enrico Papi a Guess My Age. Come mai hai scelto questo programma? Cosa ti ha incuriosito innanzitutto? No, ma no, mi hanno scelto dopo che ero in accademia. Io ho ricevuto una mail che mi invitava a partecipare a un casting per Sconosciuta. Ho fatto quel casting a Milano, poi mi hanno scelto. Mi hanno istruita di cercare di non mostrare assolutamente la mia età. E poi sì, ho fatto un bellissimo show, perché il pubblico si divertiva tanto, perché Enrico Papi mi stuzzicava a tutti i modi di fare delle smorfie, di grimase, sorrisi, tutte le cose per far dimostrare l'età. E io ho scelto di non fare nessuna smorfia, di guardare in alto per non farmi vedere le rughe, neanche no, quelli di espressione. Ma non è vero, noi non vediamo nessuna ruga, vero Claudia? Io l'uminita la conosco di persona, l'ho visto di persona, ve lo garantisco che non è vero, niente. Assolutamente. No, ma vista scelta per Guess My Age, perché veramente... Assolutamente. Non si può vedere. Io mi sono persa quella trasmissione, lo voglio proprio vedere, quel link. Voglio capire, vedere bene. Lo faremo mandare in onda. Sì. Mi raccomando, pezzo. Vi devo dire che le persone, i concorrenti in quella puntata, lavoravano in questura, per cui se ne intendevano molto delle persone di età, di cose, era una coppia, no? L'uomo mi ha azzeccato giusto l'età al primo colpo, solo che lui non ha confermato, e io non ho fatto, se io spalancavo gli occhi, se io facevo una smorfia come una colta di sorpresa, allora mi sarei tradita. Quello è stato il mio grande punto di forza. Alla fine mi hanno dato più anni di quanti avevo, perché l'indizio li ha un po' depistati, li ha messi su una strada sbagliata, ma alla fine io ho fatto bene il mio gioco, il mio ruolo. Ah, io anche... direi che sei una bravissima attrice, a prescindere dal DNA, lo vogliamo dire, quello rumeno, perché sono già riconosciute come una delle donne più belle al mondo, lo dobbiamo dire, questo è uno del nostro orgoglio. Oggi ce l'abbiamo, io li chiamo così, non diamo l'età precisa perché non è di bon ton, però ce l'abbiamo la fascia, i box 30, 40 e 50. Sì. Devo solo premettere una cosa, Irina, che io non ci ho mai contato sull'aspetto fisico, anzi ho convissuto con dei grossi complessi io, perché ho 153 centimetri. Unica mia consolazione, quando ho saputo che Madonna, la grande popstar Madonna, ha sempre 153 centimetri, unica cosa che mi ha confortata, perché dico... Ma non solo lei, ti voglio dire anche
Kylie Minogue e anche Shakira, tanto per dirti, tanto per farti consolare, quindi se non sapevi. Una consolazione. No, ma ragazzi, no, è importante il tuo spirito, Monica. Appunto, il spirito è tutt'altra. È tutt'altra formazione, perché io, non considerandomi una donna bella e neanche basandomi su questo aspetto, io ho cercato sempre di superare i miei limiti, di superare me stessa in tutto, di istruirmi, di informarmi, e ho voluto molto dimostrare con i fatti quello che so, quello che penso, ho pensato di valere in tanti modi. Mi ha costato molto, perché guarda, chi si sente veramente di... perché fa differenza. Guarda, io ho visto che nella vita, nella quotidianità, è molto importante a proporti con grandi certezze. Guarda, io le certezze che ho avuto erano quelli che non si vedevano, e io li dovevo sempre dimostrare, capisci? Quello assolutamente è. Sono pienamente d'accordo con te, Monica, è vero, non ha importanza l'età, non ha l'importanza la nazionalità, neanche da dove provieni, neanche che mestiere lo fai, perché noi abbiamo ricevuto questa educazione, che il mestiere, la scuola, l'educazione, la cultura sono il braccialetto d'oro, lo possiamo tradurre così, un vecchio detto rumeno, quindi ce l'abbiamo la stessa scuola, la stessa educazione, perché proveniamo da una generazione anche con una forte impronta comunista, non necessariamente io, non l'ho vissuta tantissimo, però la mia famiglia sì, quindi conosco benissimo quali sono state... È un po' tutti. Assolutamente, Claudia. Quindi conosco benissimo tutta la storia che c'è stata, tutto quello che l'abbiamo vissuto. Anche che io l'ho vissuto. Io l'ho vissuto. E ha vissuto un po' di più di me, Claudia, perché siamo delle generazioni un po' più... Perché sono io la più anziana di noi tre. Esatto. E guarda che quello, a un certo punto, io ti raccontavo, Irina, che un collega di lavoro mi ha detto una volta, mi ha dato di megalomana e me l'ha buttata addosso così come offesa, no? E io ho anche sofferto, perché megalomania era sempre collegata al regime Ceausescu, alla famiglia di Ceausescu. E ci ho pensato tanto, 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 proprio mentre partecipavo a Bedolo, a Trento, a un seminario internazionale di Kendo. E siccome Kendo è un'arte marziale orientale, che porta... cioè, gli orientali sono molto, molto riflessivi, diciamo, più di quanto siamo noi europei o di quanto siano italiani. Io ho riflettuto molto a quelle parole, perché io ero partita al seminario proprio dopo questa, no? Che di megaloman, perché dice... ti sembra che solo tu sai le cose, solo tu le fai bene, cioè così, no? Collegato a questo, era, diciamo, un conflitto di lavoro, diciamo, che era un po' più fortunoso sulle parole, così, no? E io ho pensato molto, prima l'ho presa come un'offesa, poi mi sono fatta proprio un punto di forza, perché ho pensato sarà vero, perché sono cresciuta a quella scuola dei megalomani, a quella scuola di comunismo, ma che ci hanno insegnato a fare le cose con massima responsabilità, perché c'era una gara fra le scuole, istituzioni, dovevi essere il migliore, avere i migliori risultati, superare tutti i tuoi limiti nella scuola, nello sport, in tutte le fabbriche, in tutto. Cioè, era questo spirito di competizione e di superare i limiti. Sono cresciuta in questo, per quello non ho mai pensato di fare le cose a metà o di fingere che le faccio, farle in miglior modo. E avere miglior risultati, costa quanto ti costa, o parola deve essere parola, hai capito? Cioè, sono cresciuta così, poi ho pensato, no, sarò megalomane in questo senso, ma non in senso cattivo della parola.
Assolutamente. Capisci? Noi non consideriamo questo di te, Luminizia. È vero che la storia e anche quello che noi stiamo vivendo in questi tempi a livello planetare a tutti ci ha cambiato, ci ha lasciato dei vuoti, dei segni. Ci sono tanti di noi che abbiamo avuto delle perdite e anche molto, molto gravi, delle situazioni in cui non siamo riusciti neanche a dirgli addio, e io qualcosa me ne intendo, per chi mi conosce lo sa, le mie perdite di quest'anno, e quindi il mio messaggio è proprio questo: non lasciamo che tutto accada senza niente, dobbiamo lasciare qualcosa, non dobbiamo scordarci neanche dell'umanità, neanche dell'educazione, di pensare che non siamo da soli e quindi di pensare anche al prossimo. Prima della pausa stavamo parlando proprio dell'importanza di come mantenere, no, le distanze, la sicurezza, mantenersi a posto da un punto di vista anche fisico ma anche psicologico. Abbiamo parlato tantissimo anche di queste mascherine, che ancora non abbiamo chiarito la situazione. La Claudia sta lavorando, magari ci fai vedere, Claudia, quello che stai svolgendo in questo momento. E Monica, allora ti chiederei di darci una spiegazione, sì, in merito, perché ci permettiamo a chiederti questo, perché stai lavorando proprio nel campo. È vero che la mascherina fai da te a casa? Comunitaria. Comunitaria, sempre fatta con tutte quelle dettagli che noi le abbiamo dato prima, che deve essere 100% cotone, che deve essere sterilizzata, che deve avere il filtro e deve essere fatta bene, che ti copra tutto, la bocca, il naso, no? Quindi di non permettere a trasmettere, no? Se in caso in cui sei affettato, perché appunto tanti di noi non lo sappiamo, se veramente è utile o è solo un accessorio di moda. Vorrei che mi rispondesse a questo. No, è utile, ma ci si deve osservare una cosa. A proposito delle mascherine con doppia faccia, no? È molto importante non usarle allo stesso tempo su tutte e due le parti, perché la parte a contatto con te non deve mai avere contatto con l'esterno. Quello è l'idea e l'uso corretto di qualsiasi mascherina che fai da te o anche professionale, collaudata. E quello importante, che c'ha una faccia al contatto con te, non deve mai avere contatto con esterno. Per quello ci si deve molto stare solo dopo la sterilizzazione, nella prossima fase, quando la usi, se la vuoi usare sull'altra faccia, la usi assolutamente dopo la sterilizzazione e dopo che hai reimpostato il filtro e tutto. Ma questo... E non appoggiarle mai da nessuna parte, su nessuna superficie, perché allora lì dove l'hai appoggiata ha già fatto contatto con la parte usata da te. Allora ci si deve avere sempre un sacchettino di plastica per isolare, neanche in casa, una volta che sei entrato, non devi appoggiare, assolutamente sì. Quando l'hai tolto, quando anche in macchina, non dovresti appoggiarlo sul sedile vicino, se no isolata in una plastica. Cioè, perché non deve avere contatto, perché lì dove tu l'hai appoggiata e si siede un altro o tocca un altro, o anche in ufficio, anche vicino al computer, anche, no? Quello è importante, che non è tutto metterla è così. Assolutamente. Quanto, conservare assolutamente in maniera di non avere in maniera contatto. Corretta. Claudia, se ci fai vedere qualche esempio delle nostre mascherine che le avete realizzate, noi artigianali, sono fatte anche in modo professionale, non necessariamente in casa, così la Monica c'ha il modo un attimo di parlare al riguardo, se ci aiuta o non ci aiuta, o lo utilizziamo così, giusto per bellezza? Allora, io vi
volevo far vedere. Un secondo solo che finisco una cosa intanto, vi preparo, perché ho fatto una sorpresa per Irina, volevo dirvi. Grazie! Una sorpresa! Che lei non lo sa niente di questa cosa qua, però vi faccio vedere. Allora, innanzitutto volevo farvi vedere, per tirarmi su di morale, visto che siamo nel lockdown, siamo in casa, chiusi, diciamo, io mi sono, una mia passione, mi sono comprato questo aggeggio qua, è un apparecchio per attaccare, fare cioè fare dei lavori. I cristalli. Esatto. Per applicare cristalli, io ho creato tipo, questa mascherina l'ho comprata online, si trova su Amazon, ok? L'ho comprata su Amazon. Qual è il materiale? Sono delle mascherine. Qual è il materiale? È una tipo, non è cotone, però è sovraelastico, no? Praticamente tipo licra. Cioè, licra, giusto. Licra, ok. Ok, questa qua è già fatta. Naturalmente l'ho cucita, l'ho accorciata un pochino sui lati perché sono universali per tutti, unisex, tipo per tutti i tipi, uomo e donna, ma questa va utilizzata sopra la mascherina chirurgica, ok? Sopra la mascherina chirurgica per dare la protezione, visto che non ha una protezione. Questa non ha una protezione interna. Ma il materiale, diciamo, non è giusto. Esatto, ma è giusto fashion, attenzione, cioè dare un tocco di non avere quella mascherina chirurgica, perché in realtà anche quella per la nostra psiche non ci aiuta, quindi è meglio di... Va bene, se non è chirurgica è FFP2, anche FFP2, giustamente, per non avere questo muso così bianco, allora è una qualcosa in più da dare un tocco di eleganza, ok? Questa è per una mia amica, che l'ho fatto io, primo mio lavoro, e qui ho fatto la farfallina, ok? È bravissima la nostra Claudia, molto creativa, e questa è un'idea. Tu cosa ne pensi, Monica? Ci potrebbe andar bene? Sì, assolutamente, usare sopra le mascherine professionali di protezione va benissimo, perché... Non dobbiamo rinunciare al stile. No, non abbassare la guardia mai, ma avere un tocco di personalità in tutto. Anche in questo ognuno può indossare sopra la mascherina che lo protegge realmente o protegge gli altri un tocco di stile, di personalità sua, no? Così può abbinare alla vestimentazione, ad altri accessori. È un accessorio. Ormai è diventato un accessorio la mascherina, è un accessorio obbligatorio. Che tra l'altro è stato proposto molto prima che questa situazione accadesse. L'abbiamo visto nelle varie presentazioni proprio dalla nazionalità, no? dei cinesi, che in prima fase nessuno non l'ha mai accettata, è stata proprio bocciata, se lo vogliamo, da esperti del mercato. Anche questo può essere così, ve lo lancio, potrebbe essere una riflessione, come mai loro la utilizzavano già da un bel po' di anni, anche come accessorio moda o come lo vogliamo definire. Però detto questo... Monica, ti ringrazio perché ci hai aiutato a chiarire innanzitutto questa situazione. Quindi voi potete realizzarvi queste mascherine anche a casa o li potete anche acquistare, però mi raccomando, senza la protezione, quella giusta, chirurgica, medicale, è inutile e non la dobbiamo neanche utilizzare ripetutamente, quindi deve essere assolutamente sterilizzata, lavata tutte le volte, ma evidentemente la cosa più importante è di mantenere le distanze, lavarci le mani e sempre di igienizzarli al massimo. Pensiamo anche agli altri. Claudia, ci volevi far vedere così per... La sorpresa. Finiamo questo incontro. Sì, Irina, guarda, volevo farti vedere una cosa bella, visto che siamo in tema della nostra nazione, sì. E io so quanto ci tieni
Iris TV, diciamo, tu sei la padrona di casa. Sì. Allora volevo farti vedere che ho finito il lavoro, ho finito. Ma che bello! Grazie Claudia! Hai visto? Bellissimo! Questa è la finita, guarda, in diretta con la bandiera! La bandiera romena e anche su Iris un po' i colori della nostra bandiera, la nazionale. Che bello. Va bene? Mi piace? Stupendo. Questa è la mascherina di Irina. Lo dobbiamo ricordare che al primo di dicembre, quindi a breve, festeggiamo online la nostra festa nazionale della Romania. E poi per la data del weekend del 5-6 dicembre organizziamo le elezioni parlamentari del Senato qui sul territorio italiano, quindi a breve avrete anche tantissime altre informazioni. Noi lo dobbiamo dire anche perché abbiamo svolto la trasmissione nella lingua italiana e non rumena, ma perché volevamo far vedere i valori, le tradizioni, le donne brave, imprenditrici e belle come sono le rumene, ma perché no? Siccome è la stessa situazione che ci accomuna, anche per questa situazione che lo viviamo da un punto di vista medicale, perché no, anche economico, tutti siamo nella stessa barca, anche se siamo a casa nostra o anche se siamo lontani, tutti affrontiamo gli stessi problemi, quindi non dobbiamo pensare che siamo da soli, ci dobbiamo unire, facciamo questo e dobbiamo sempre mantenere un sorriso. Il mio motto è sempre stato verso di me innanzitutto, ma anche verso il mio pubblico: sorridi che anche domani è un giorno. E io vi lascio proprio con questa riflessione, quindi sorridete sempre perché domani è un giorno, ce la caveremo, passerà questi tempi brutti, ma ci dobbiamo mantenere anche non solo fisicamente sani, ma anche di mente. E per questo ce l'abbiamo bisogno di arte, ce l'abbiamo bisogno di sorridere, del divertimento, quindi sosteniamo l'arte e gli artisti. Monica Luminza Stefan, ti ringrazio tantissimo, vai avanti per la tua strada, che i tuoi sogni diventano realtà, di diventare una grande attrice e di farci onore anzitutto anche al nostro popolo, alla Romania, e complimenti per questo, perché ci rappresenti veramente come si deve. Bellissimo, dove sei lì? Si sente proprio anche la campana, quindi... Hai sentito la campana? E vi volevo far vedere anche... Giuste! È bellissimo chiesa, lì, anche chiesa che di Milano sull'ambulanza. Chiesa da di noi, Due Costagna, Dovenza. Ci dispiace Claudia. Da noi sull'ambulanza senti, mi dispiace. Da te è bellissimo, a Milano, se vi faccio vedere fuori com'è, dite, oddio. Vi faccio vedere anch'io, visto che sono tu... La faccio vedere pure io, Milano. Il traffico, forse mi mancherà tantissimo. Eccoci qua. C'è traffico anche in... Anche se, esatto, guardate, dicono del lockdown, ma lockdown non lo so quanto è lockdown. Sì, certo. Mi raccomando, restate a casa, non uscite se non ce l'avete... veramente bisogno, necessità. Non dobbiamo ingannare a nessuno, il messaggio è proprio questo. Dobbiamo pensare che almeno il Natale lo dobbiamo festeggiare come si deve, quindi trattiamo di stare sani e salvi e pensiamo anche al personale medicale che ogni giorno dà veramente la vita per noi, quindi pensate veramente a questo. Claudia Camela Sighetti. Grazie. Ciao Lara! E anche la nostra bellissima Lara, che adesso è in onda con noi. Abbiamo visto anche i cagnolini della Monica prima. Oh. Ragazze, veramente. E ora c'è la Lara. Grazie. Claudia, ti ringrazio per amore, i che me stati. Ti ringrazio che sei sempre accanto a noi e ci fai crescere questa grande famiglia Iris, che l'abbiamo sempre mantenuta viva anche con questa situazione. Ma tutto è possibile solo per voi, cari miei telespettatori. Quindi state sempre con noi. Noi tratteremo di divertirvi, di mandarvi un sorriso, di informarvi innanzitutto e, perché no, anche di risolvere delle problematiche o se ce l'avete qualcosa da comunicarci, noi siamo sempre qui.
Io vi ringrazio a tutti, Irina Tirdea per voi, Lezioni di Stile, Iris TV. A presto, ciao! Grazie! Ciao! Grazie, grazie a tutti, ciao!